un ospite che oggi è proprio il caso, c'è bisogno di parlare molto con lui, però salutiamo anche chi manca in questa trasmissione nelle ultime puntate, insomma impegnato con me col Corriere della Sera, della mezzogiorno perché lui è un giornalista importante, chiaramente, no? E ogni volta che lo dici questa cosa appare quasi che non è vero. No, non è ironia, io ho una profonda stima per lui, ma come sei cattivo. Donato Martucci ci manchi soprattutto per il caffè che non fai, sto scherzando. Francesco Romano, ciao Francesco. Ciao ragazzi, buonasera. Francesco, tutto bene, tu come stai? Tutto bene. Senti, c'è qualcuno che, siccome noi siamo i tirapietri, ormai ci conosci da diversi mesi, ti ha lanciato una sassata clamorosa e Carlo Tarallo, giustamente, ha criticato anche te. Per certi aspetti, un pochino, devi assorbire il colpo, però hai la possibilità di controbattere, perché il tuo portale, il portale di cui sei editore, lebombedivlad.it, ha dato per certo l'arrivo di James Rodriguez a Napoli. Ovviamente sono passati 3-4 giorni da quando il tuo portale ha dato la notizia, però il Napoli non ha ancora formalizzato nulla e non si sente parlare di visite mediche. Puoi rilanciare? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo riportato quello che le nostre fonti ci hanno riferito, fonti che abbiamo verificato nel tempo e che di cui ci fidiamo ciecamente. E semplicemente abbiamo riportato, dopo aver verificato in maniera, potrei dire quasi scientifica, che quello che ci veniva detto era vero, e cioè che appunto l'impianto dell'accordo tra il Napoli e il Real Madrid, dopo che il Napoli aveva trovato il 4 giugno l'accordo su tutto con il giocatore, la settimana scorsa appunto è stato trovato questo impianto d'accordo con il Real Madrid, che appunto si basa su un prestito oneroso di 8 milioni con riscatto a 35, e quindi praticamente un trasferimento definitivo con pagamento dilazionato. E abbiamo scritto anche che da quello che ci era stato riferito ci sarebbero state anche presto delle visite. Non avevamo dato date, non avevamo scritto tempistiche sulla realizzazione dell'affare, pertanto in questo momento mettiamo il religioso silenzio sulla sponda del fiume a vedere appunto se alla fine la trattativa si concretizzerà. E quindi o se il cadavere che passerà dal fiume sarà il nostro, insomma. Ma io quello che voglio chiederti, in sostanza, c'è la volontà del calciatore di vestire la maglia del Napoli e di lavorare con Ancelotti? E quella è assodata. Quindi il Napoli è la priorità del calciatore. Poi ci sta dall'altro lato il Napoli, che non vuole pagare tutta la cifra sull'unghia perché evidentemente manca liquidità. Questo poi ci sarebbe tanto da dire. Appunto. Su questo. Terzo, Florentino Perez, chiaramente presidente del Real Madrid, siccome ha speso già 330 milioni di euro sul mercato, deve rientrare. Allora chiariamo. Io ti dico, Luca, ti dico che da quello che risulta a me non esisterebbe un pericolo, una minaccia atletico. L'atletico è lo spauracchio agitato dalla macchina messa in moto da Florentino Perez, che ha ovviamente interesse ad accelerare i tempi di questa trattativa, appunto per mettere fretta e mettere paura, mettere pressione al Napoli affinché la trattativa venga formalizzata. No, ma anche perché un calciatore dalle caratteristiche simili a quelle di James non lo vedo adatto a... No, ed è Joao Felix. Tra le altre cose, ma non lo vedo adatto al tipo di gioco di Simeone nella maniera più assoluta. È una valutazione che abbiamo fatto anche noi, questa, e dici bene. Tra l'altro ti rammento pure che l'Atletico Madrid nel reparto avanzato conta Morata, appena riscattato, Diego, certo, Costa, ha poi Joao Felix dietro le punte, ha Correa che si dice che verrà ceduto, ma al momento ce l'ha, a Vitolo, a Kalinic, ha preso Sabrinić dal Benfica e sta per chiudere praticamente con Rebic. È inutile per loro. Ante Rebic, che tra l'altro piace anche molto all'Inter, che se non dovesse chiudere con... Esatto. Con che è un giocatore fortissimo, tra l'altro, tra parentesi. Sì, molto fuori dell'Eintracht, giusto? Esatto. Detto ciò, come dicevi giustamente tu, che sei un calciofilo dal palato fine, ma James Rodriguez nel calcio di Simeone
No, ma non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Però quello che ti voglio chiedere, sì, ma vuol dire, da quanto mi stai dicendo, che intorno a James Rodriguez non c'è mercato, cioè c'è solo il Napoli praticamente. Il Napoli è tranquillo ed è sicuro di questo, tanto che sta, tra virgolette, tirando la corda, perché diciamola questa, specifichiamo un attimino anche i termini, perché a volte noi usiamo un linguaggio giornalistico legato al calciomercato, ma non sempre chi ci ascolta o chi legge i nostri pezzi poi magari recepisce il reale valore di quello che scriviamo. Quando noi diciamo che l'accordo è stato trovato e che quindi James Rodriguez è un calciatore del Napoli, è virtualmente un calciatore del Napoli, è chiaro che diamo per scontato che poi ci sia tutta una parte, diciamo così, formale, giuridica, di stesura e firma dei contratti che vada a formalizzare l'accordo trovato. Quindi tu l'accordo lo trovi, in seconda battuta poi definisci i termini e chiudi quell'accordo con la firma in calcio. E allora ti faccio litigare, a proposito di comunicazione, con un espertone di comunicazione e di linguaggio, che è il professore Riga Riemma. Ah, che grande piacere. Buonasera ragazzi, ma come posso litigare con Francesco? Vabbè, lo so che siete amici, però dovete litigare, dai, litigate un po'. Pensate che io oggi, verso le 3:30-4, ce l'ho ancora nella maschera di digitazione, gli stavo scrivendo un messaggio, dico adesso mi devi dire tutto, poi ho lasciato perdere perché insomma chi rompo, gli ho scritto anche, senti, so che mi considererai un fastidioso tafano, come diceva Goethe, ma io voglio sapere, se poi ho lasciato perdere anche perché il pezzo, diciamo, che è in continuo aggiornamento sulle bombe di Vlad mi sembra estremamente, diciamo, esaustivo e non orientato, anzi assolutamente, diciamo, obiettivo. Cioè, quindi come potrei dire con Francesco su una cosa del genere? Enrico, innanzitutto ti mando un bacio e un abbraccio. È bello. Perché è parecchio che non ci vediamo. Appunto. E poi troppo miele in questa trasmissione. Guarda, devi sapere che io e Francesco, lo posso dire, certo, in privato abbiamo litigato un sacco di volte, anche duramente. Poi probabilmente sono delle cose che poi vanno oltre lo scazzo, diciamo, estemporaneo. Poi c'è un affetto che comunque ci lega, esatto, ormai ci, sì, ma la trasmissione, però, si tratta di litigare, non ti preoccupare, lo la trasmissione mai. Però si chiama Tira Pietra, non Tira Cioccolatini, no, ma se voi litighiamo se voi litighiamo però effettivamente come dice Enrico, noi siamo stati quasi disarmanti nella cronistoria della trattativa, perché tutto quello che, anzi, in prima battuta avevamo cercato di evitare di scrivere, tipo per esempio che avevamo saputo che il calciatore aveva già fatto una prima parte delle visite in Colombia, tipo che per esempio il Napoli ha lavorato per tutto il mese di giugno a due campagne pubblicitarie ad hoc per Francesco, però al di là dei sofismi e della dialettica di tutto, non è un sofismo, no, aspetta, voglio arrotondare il discorso, perché poi questo mestiere lo faccio ormai da diversi anni, certamente c'è tanto da imparare sempre. Però quando, lo dico anche a me, lo dico anche al portale per il quale scrivo, e quindi dobbiamo un po' tutti assumerci le nostre responsabilità, quando scriviamo è fatta, ci si aspetta nel giro di 48 ore, massimo 72 ore, le visite mediche e l'ufficializzazione. Esatto. Quindi dovremmo cercare di essere un attimino anche noi più cauti, perché naturalmente in questo senso io devo dare, non è un discorso che sto facendo contro di te, non ci mancherebbe altro, ma lo farei anche contro di me naturalmente, no? E secondo me, in generale, la dobbiamo un pochino smettere di dare le cose per fatte solo perché dobbiamo dimostrare, scusami Francesco, ci tengo a dire questa cosa perché è importante, poi chiedo anche conforto se vuole al professore Arima ad Enrico, perché la sensazione che io vivo, e da giornalista e da appassionato di calcio, è che si fa la guerra a chi ce l'ha più grosso, perché qualcuno deve dimostrare di avere fonti più importanti, perché conta di più, perché ha fonti più importanti. Chiaramente non parlo di te, attenzione. Che poi lascio rispondere a Luca, no, poi ad Enrico e poi a me tutto questo, sai perché è fastidioso? Perché si pensa che poi facendo questa guerra ci si accaparra un audience maggiore, ma non è così. Mi dai l'occasione per rispondere a questa cosa, perché prima Enrico e poi Francesco. Voglio dire soltanto questo, cioè io non sono un addetto ai lavori, sono un osservatore, spero non troppo sprovveduto, tutto qua. Io credo che
forse la trattativa è in un punto di stallo, Francesco confermami, però voglio dire un'altra cosa, voi pensate a Mendes, sappiamo tutti chi è Mendes, che lavora da un mese e mezzo su questa trattativa. Mendes prenderà delle commissioni importanti anche se la trattativa non va in porto, no? Me lo confermate questo? E se è una Sa Mendes? Aspetta, fammi finire. Voglio dire che la trattativa a questo punto, io personalmente mi assesto su quello che di obiettivo dice Francesco, perché mi riconosco in quello che, non in quello che dice adesso, ma in quello che ha scritto nei giorni scorsi. Possiamo andare solo di dietrologia. La domanda è: ma che cos'è una trattativa? Lo chiedo a voi che ne sapete più di me. Una trattativa di un mese e mezzo su carte. Esatto. Sì, sono corrispondenze. Il napoletano non consono. E di essere rindocesso sti carte? No. Esatto. Cioè, io credo che sia una trattativa che sia uno stadio molto avanzato e che in questo momento è a un punto momentaneamente morto, perché De Laurentiis, come spesso fa in trattative che lo hanno impegnato personalmente, ricordate quando i 18 milioni di Inter erano tantissimi per noi, ma ricordate cosa è stata quella trattativa? Sì, però vi posso dire una cosa, che prego, no, avete detto che non ha mercato James, ed è la verità. No, che è molto molto triste, e poi faccio rispondere Francesco. Vai, scusami. È molto molto triste che poi giornali così importanti come Marca debbano essere considerati come megafono o zerbino di club, come in questo caso il Real Madrid per mettere pressione al Napoli, così come il Corriere dello Sport per vendere qualche copia in più, come dicono in tanti, ha fatto quella cosa con Zazzaroni nei confronti di Mihajlovic. Insomma, viviamo un'epoca della comunicazione davvero squallida. La faccenda Zazzaroni, ne abbiamo parlato anche io e te, se ti ricordi. Sì, assolutamente. Diciamo, va a intercettare il bivio che c'è fra deontologia, perché deontologicamente secondo me Zazzaroni non ha nulla da rimproverarsi. Assolutamente, e, d'accordo. Diciamo così, io dico dignità, poi ognuno ce l'ha, ognuno parametra la propria dignità su fattori che sono personali. Lì è un altro discorso. Marca, io non so, voi sapete bene, lo sapete meglio di me come funziona. Io credo che Perez possa dire a Marca: avvertili. Ma il discorso, allora Francesco, io lascio rispondere Francesco adesso, perché perché quando qualcuno dice però De Laurentiis ti ha dato una notizia, o un dirigente ti ha dato una notizia, se un dirigente ti dà una notizia tu chiaramente qualche passaggio di verifica lo fai, ma quando una fonte è diretta tu dai per buono quello che ti sta dicendo, chiaramente tu vai a verificare, giusto che sia così. Ma se la tua fonte è così coinvolta in certe trattative, come vai all'idea che ti sta dicendo una sciocchezza? Una palla, certo. Allora si fa molta, diciamo, confusione sul discorso calciomercato, proprio perché non è una materia, non è mai stata una materia nel novero della letteratura sportiva del racconto, certo. È una materia che va ad incontrare la pruriginosa voglia di sapere in anteprima le cose dei tifosi, e questa cosa è molto squallida secondo me da questo punto di vista. E quindi chi fa bene il proprio lavoro, come lo fa Francesco, come lo facciamo noi, cioè proviamo a farlo noi, viene messo in un secondo piano, perché alla gente pare che piace la polemica strumentale per poi vomitare sui social il proprio odio. Adesso diciamo tutto è amplificato dai social, è stato così. No, come dice Bruno Marra, che salutiamo, negli anni 80-90, inizio anni 90, proprio primissimi anni 90, il calciomercato era qualche piccolo trafiletto che soprattutto andava ad annunciare gli affari conclusi. Di calciomercato tu si parlava poco. Come no? E ricordo che è Pesaola a un direttore di giornale, il quale gli chiedeva con insistenza la novità di mercato, disse: il Napoli ha preso Porongo. Vi ricordate questa cosa? che me l'ha raccontato anche lo stesso Petisso Buonanima prima di lasciarci. Lo aveva già raccontato ampiamente prima. Certo. Quindi quando andarono e poi titolarono Napoli su Porongo, quando poi scoprirono il significato di Porongo, ti lascio immaginare che cosa successe. Insomma, Francesco Romano. Allora, avete detto cose giustissime. Io dico questo: calciomercato è diventato negli ultimi anni è diventato uno show mediatico, e questo in qualche modo è stato dovuto in primis al proliferare di trasmissioni ovviamente televisive, tra l'altro anche molto serie, perché io parto dal presupposto che in questo mestiere e in questo ambito bisogna rispettare tutti. Io rispetto tutti, come vorrei che tutti rispettassero me. Certo, certo. Il discorso è,
hai fatto l'esempio di Marca prima, no? Marca è una testata importantissima del, del panorama iberico e spagnolo in particolare, è una testata di Madrid, quindi molto vicina alle cose del Real Madrid. Se io leggo un pezzo, se tu mi scrivi un pezzo dove mi argomenti e mi spieghi, non dico ovviamente perché le fonti ce le teniamo per noi, no? Ma mi spieghi, mi argomenti con fatti e con dettagli anche abbastanza corposi una tesi, io ti seguo e ti sto a sentire. Ma tutti dovrebbero far così, no? Per rispetto per chi parla e per chi scrive. Se io poi il giorno dopo che tu hai sbattuto in prima pagina la notizia di James che avrebbe scelto l'Atletico, poi leggo un altro pezzo, un altro servizio, un altro articolo che praticamente va a smontare quello che ha scritto il giorno prima, allora devo pensare che tu l'hai fatto per inseguire... E appunto, il direttore che deve vigilare dove sta? Esatto. Io ti voglio dire questo, Luca. Io stimo tantissimo Gianluca Di Marzio, che per me è un professionista molto serio, assolutamente sì. Di una testata importantissima, quindi non è che dobbiamo scoprirlo noi. Gianluca Di Marzio, 20 giorni fa, aveva, durante una... la trasmissione serale di Sky Sport, aveva dato la notizia dell'affare in chiusura tra James Rodriguez e il Napoli e aveva aggiunto che l'affare sarebbe stato formalizzato nelle prossime 48 ore, nelle successive 48 ore. Questo era il mercoledì, il venerdì aveva aggiornato la sua posizione dicendo che nel weekend sarebbe stata la firma. Stiamo parlando di Gianluca Di Marzio, cioè di un fior di professionista che ha fior di contatti e che ha fior di fonti. Questo significa che il calciomercato, purtroppo, come dicevi te... Francesco, ho fatto per 5 volte l'inviato a Milano e le cose cambiavano sotto i miei occhi all'ordine del secondo, perfetto. Perfetto. Poi ti racconto un episodio. Perfetto. Quando noi... Io sono d'accordo sul tuo richiamo alla responsabilità. Su quello sono d'accordo ed è una riflessione, ed è una valutazione che proprio ieri abbiamo fatto anche con i ragazzi del giornale della redazione. Secondo noi... Nel momento in cui, secondo me, secondo te, secondo tutti, secondo chi fa questo mestiere, nel momento in cui tu hai delle fonti e delle notizie e tu reputi che quelle notizie siano... No, la notizia a quel punto si dà, punto e basta, su questo non c'è. Francesco, ti devo un attimo interrompere perché voglio una chiosa dal professor Ariemma. Su un discorso molto importante. È naturale che fino adesso, come diceva Lello prima, è arrivato il solo Manolas, è andato via Diawara. Il mercato, tra virgolette, langue perché è andato via Albiol, è entrato Manolas. Correggimi se sbaglio, Lello, intendevi dire questo, no? Sì. Molti tifosi sui social sembrano non essere soddisfatti. Il mercato è lunghissimo, chiaramente, perché chiude il 2 settembre. Ma Enrico, qual è il momento del Napoli sul versante mercato? Ci sono troppe aspettative? È giusto criticare De Laurentiis? O secondo te è il momento solo ed esclusivamente dell'ossequioso silenzio osservando quello che succede? No, però c'è un fatto. Dici. Tu dicevi che manca liquidità. Sì. E appunto si aprirebbe un capitolo enorme su questo, sui tesoretti e sulla funzione e funzionalità dei tesoretti pregressi. Però c'è un fatto. Oggi è stato dato via Inglese, secondo me bene, con una plusvalenza importante, considerato l'ammortamento del biennio. Io credo, ma qui Francesco forse mi può dire qualcosa di più, sicuro, ho buone aspettative che nelle 48 ore vada via Rog agli stessi prezzi di Inglese. Però Rog ti serve per prendere Elmas poi, no? Aspetta, entro venerdì James finisce le vacanze, il che vuol dire che lunedì deve andare da qualche parte a allenarsi, da qualche parte. E da qualche parte non sarà Madrid sponda Real, questo è certo. A meno che non si alleni da solo, ma non la vedo. Io sono certo che questa vicenda è in via di definizione relativamente rapida, mentre la vicenda Icardi è una, ammesso che ci riguardi, perché io non sono così convinto che ci riguardi, è una vicenda che si definirà secondo me ad agosto inoltrato. Questi nomi è difficile che vadano via, o vanno via con un blitzkrieg, con una guerra lampo, come è successo con Manolas, altrimenti questi nomi vanno via con calma, con estrema calma. Concordo. Quindi tu sei molto fiducioso sul mercato del Napoli? Abbastanza fiducioso. Dunque, dovete sapere che tra le mie perversioni c'è anche ogni tanto
ascoltare i ragazzi che parlano dal ritiro e ho visto Mertens, forse voi avrete sicuramente rimbalzato la, sì. La notizia, insomma, Mertens ha parlato secondo me da leader e anche secondo me su input, non credo del presidente, ma secondo me l'allenatore sì. Sì, dice voglio rinnovo scudetto, dice voglio rinnovo e scudetto, ma servono altri acquisti. Ma servono giocatori, James lo vogliamo. Assolutamente sì. Beh, allora, in quell'atmosfera, io sono stato più volte a Di Maro, da strapaese, da Irlandia, diciamo, tu non dici cose a casaccio per compiacere la pancia di casalinghe e bambini, certo. stai parlando a nuora perché suocera intendo, a suocera perché nuora intenda. Mm-hmm. Io credo, poi non lo so. Sì, ha fatto una cosa alla Maradona. Vero. Alla Maradona. Sì, 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 Mertens si è comportato da leader. Penso però anche che il mercato, diciamo la verità, non voglio sminuire il lavoro che fate voi, che fa Francesco, ci mancherebbe, però il mercato oggi è anche la necessità di mettere in ordine narrativo 3 mesi che sarebbero morti. Sì, però concludo dicendo, e poi vi saluto, dobbiamo chiudere, fino a quando il Napoli non è quotato in borsa va bene così, ma nel caso della Juventus e di altri club il problema si pone con le notizie di calciomercato, perché si rischia l'aggiotaggio. Va bene, sì. Ragazzi, sì. Alla prossima puntata di Tirapietra, è sempre un piacere parlare con voi. Un abbraccio entre voi, fatemi abbracciare in maniera speciale Francesco, però vabbè. Lo sapete che vi amo, Francesco. Ciao Enrico, non ti parlo così spesso. Non fate i melliflui, va bene. No, va bene. Buonasera a voi. Ciao.